benvenuti in questa nuova puntata del Criminatale! Allora, oggi siamo quasi alla fine, siamo quasi agli sgoccioli, ragazze, ci siamo. Voi dovete sapere che tutti gli anni è il mio compito personale quello di preparare la colazione di Natale. Mia mamma fa il pranzo della vigilia, la cena della vigilia, mia suocera fa il pranzo di Natale, io faccio la colazione per tutti i giorni. Quindi oggi vi faccio vedere le ricette che io preparo oggettivamente. Voi sappiate che non è che facciamo proprio una colazione normale. C'è del dolce, ma in realtà più che altro è salato, perché a noi piacciono i crostini col salmone, ci piace il bacon con le uova strapazzate. Quindi ora vi faccio vedere un attimino un pochino di cose belline 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 da fare la mattina di Natale. Vi faccio vedere le mie ricette personali, non è per forza roba super originale. Vi faccio vedere quello che preparo io con questo format un po' friendly. Quindi adesso andiamo subito a vedere cosa ci serve per fare dei pancake. I miei pancake sono più buoni del mondo, cioè come fare. In questa ricetta servono le uova, la farina, questa è farina già con lievito, se usate farina senza lievito, anche il lievito ovviamente, e il latte. Quindi la prima cosa che facciamo, a seconda di quanti pancake dovete fare, vi metto le dosi in info box, dovete scegliere tot uova. Io per i miei pancake prenderò 3 uova e divido i bianchi dai rossi. E non mi dite che rompo male le uova, lo so. Ora le montiamo a neve ferma. Per montare la neve ferma ci vuole un pizzico di sale ed è l'unico condimento che c'è nei miei pancake, perché in realtà non ci metto neanche lo zucchero, perché poi ce lo metto con lo sciroppo, la marmellata, cose così. Ok, questi qui li teniamo da parte fino all'ultimo e mettiamo la farina e il latte. Ora uniamo i bianchi montati a neve a poco voi vi starete chiedendo perché io sto facendo in un bricco, perché poi dopo verso direttamente. Se li versate tutti in un unico momento si smonta e non si amalgama bene, invece così li fate abituare un pochino man mano e la seconda parte resta perfettamente montata. L'impasto deve essere più o meno così, mi raccomando fate in modo che non sia liquido sotto, perché vedete che se io faccio così viene un pochino più liquido sopra, quindi continuate a girare finché l'impasto non viene più liquido girandolo da sotto. La padella con cui cuocio è questa, questa qui è una piastra per piadine, credo, che ho preso alla Coop. Quello che faccio io è, ed è il segreto del perché i miei pancake di Natale sono così buoni, io cuocio prima la pancetta dentro questa piastra e poi non la riungo, con il grasso della pancetta io cuocio i pancake. Può sembrarvi una roba disgustosa, fidatevi che vengono. Ovviamente io ribadisco, questa cosa qui la mangio una volta all'anno, non si può mangiare più spesso perché si muore di colesterolo alto altrimenti. Comunque, quello che io utilizzo non è il bacon, quello normale, cioè quello che trovate, che mettete nella focaccina. No, io prendo la pancetta a fette, che è spessa mezzo centimetro. Scaldo la padella. Quando la padella è calda, inizio a mettere dentro, sopra la mia pancetta. La pancetta poi la posso ririscaldare dopo, oppure tenere in caldo in forno, ma comunque io queste cose qui le cucino una dopo l'altra. Faccio questa, la tengo in caldo sotto un piatto, poi vado avanti, cioè nel senso resta tutto in caldo, alla fine viene servito tutto caldo. Ok, ora sentite, questa è la cosa più ASMR del mondo. Ok, queste si scolano bene perché così sono più magre. Le metto qui. Questo grasso qui non lo posso lasciare tutto qui. Questa pancetta era grassissima, non mi è mai capitata una roba del genere.
questo grasso qui io lo trasferisco qui in questa coppetta e poi ce lo spennello, perché così non è cosa, vengono un po' frittoni. Ok, così è pronta, vedete ci sono le goccioline, ma non è troppo unta. Questa volta fuoco basso. Li aggiusto un pochino con la spatola, ma niente di che, cioè non devono essere perfettamente tondi. I miei sono belli rustici, nel caso non si fosse capito dal grasso di pancetta. Quando inizia a gonfiarsi, in realtà dovrebbe fare anche delle bollicine, ma è talmente denso l'impasto che in realtà si solleva già bene. Ora aspettiamo ancora 2 minuti, cioè un minutino, e poi lo giriamo. Però vedete come si è alzato e che sotto qui è già cotto. Vedete? E ora li giriamo con il grasso di maiale, dovrebbe essere bello facile da prendere, quindi... A me piace tantissimo quando fanno questa cosa qui. C'è proprio una forma di pancake che mi fa impazzire. Io mi mangio prima queste bavette qui e poi mi mangio il resto. E io, ragazzi, i pancake di Natale sono un'arte. Tutto il resto dell'anno si fanno quelli fatti con la pasta di banana, la crusca. A Natale si fanno questi, ok? Anche questo si sta cuocendo sotto, ma lo vogliamo un pochino più cotto. Ah, in questa fase qui potete alzare leggermente il fuoco. Non troppo, ragazzi, piuttosto meno che più. La roba con poco fuoco cuoce lo stesso, ma non la puoi disbruciare, per usare un termine tecnico. Quindi andate piano. E così via. Non facciamo proprio la torre di pancake, noi facciamo piuttosto 2 pancake con tanto sciroppo su tutti e 2. Però vabbè, ognuno... Però come vedete che il lievito e l'uovo montata a neve come li rende... Adesso facciamo le uova strapazzate. La mia ricetta per le uova strapazzate è brevettata. Ci vogliono 2 uova a persona, quindi cioè, diciamo che dovete scegliere questi o i pancake, altrimenti il colesterolo sale alle stelle, anche per la mattina di Natale è troppo. Le uova, la Philadelphia, il pepe, il sale e, a seconda di chi, con chi avete a che fare, il peperoncino. Questa è una miscela artigianale che si chiama pesceroncino. Però in realtà io la mattina, cioè io, a me non piace, però c'è gente a cui piace mangiare piccante anche la mattina. Padella antiaderente, 1 cucchiaio di questo grasso, perché visto che abbiamo, lo usiamo, ma potete usare anche semplice olio d'oliva se non usate la pancetta. Il fuoco nelle uova strapazzate deve essere bassissimo, il più basso che c'è, infatti è il fornello più piccolo con il setting più basso possibile. Serve ovviamente anche una frusta. Rompo le uova direttamente nella padella quando l'olio è caldo, ma non sta sfrigolando, non deve sfrigolare mai. Io per disturbo ossessivo compulsivo non voglio che i rossi si rompano prima che, dico io, che lo dica io. Ci metto un pochino di sale, questo è un sale al naturale, non trattato chimicamente, che mi piace tanto. E adesso inizio a sfarle. E inizio a girare così finché non iniziano a rapprendersi. Quando iniziano a rapprendersi aggiungo la Philadelphia. Il trucco è non fermarsi mai, quindi con l'altra mano girare i pancake che sono rimasti. Ecco, adesso sta iniziando a rapprendersi, quindi metto 1 cucchiaio di Philadelphia. E ora spengo e tolgo dal fornello proprio, perché altrimenti continuano a cuocere sul fornello caldo. Invece così inizieranno a raffreddarsi, quello che si deve sciogliere, cioè il formaggio cremoso continua a sciogliersi con il calore delle uova, però diciamo le uova smettono di cuocersi. Toglietele dalla padella il prima possibile, perché altrimenti continuano a cuocere perché la padella è calda. Allora,
Allora, adesso facciamo i croissant. Ci serve essenzialmente solo questa. Questa qui è praticamente una pasta pronta, è la cosa più soddisfacente al mondo da aprire. E c'ha un preparato per 6 croissant. Ne facciamo 3 dolci e 3 salati. 3 dolci con questa. Vedete che sono pretagliate, io ho aperto male il barattolo perché non ci riuscivo. Ecco qui, questi sono i nostri 6 cornettini. Ora metto la carta da forno nella teglietta, questa è la teglietta salata, quindi semplicemente quelli salati, se faccio questo così, si fa così, si inizia a rotolare dal fondo. E questo è un cornetto. E one. Forse. Ok. Questi intanto li inforniamo per 10-12 minuti al forno, con il forno a 200 gradi. Poi con una teglietta di queste la mettiamo poco dopo con quelli dolci. Ora intanto inforniamo questi. Prima di usarla la Nutella, siccome questa pasta qui è delicata, la scaldo, perché altrimenti devo strusciare e sfaccio la pasta. Ora che è bella fluida, appena uscita dal forno, vedete, si stende così. Li ho toccati tutti, chi li mangerà sappia che li ho toccati tutti. Ok. Bene, questo è salato, questo è dolce, quindi quello dolce semplicemente lo metto qui. Lo divido a metà. E ci metto dentro una fettina di salmone. A me spiace sempre richiamare fuori quello che c'è dentro, quindi tipo potete metterci anche un po' di insalata, anche un po' di Philadelphia. Noi lo teniamo very simple. Adesso, mentre aspettiamo che cuociano i croissant, prepariamo la tavola. In realtà il giorno di Natale la routine non è questa, ma per fare il video, per motivi tecnici, ho dovuto seguire un'altra scaletta. Voi sappiate che quella corretta è prima tavola, poi croissant, poi bacon, poi pancake, poi uova strapazzate alla fine. E poi a tavola tutti quanti, yeah! Adesso apparecchiamo la tavola, ci lascio questo runner di pelliccia molto umile. Vedete che è proprio, è borghese. E senza, siccome a me piace il mio tavolo di marmo, io spesso metto le cose così, cioè lascio un runner al centro e poi le altre cose le lascio proprio sul marmo, perché mi piace, è più Instagram. Per quanto riguarda le posate e i tovaglioli, uso questi di Maison du Monde che mi piacciono da morire. Guardate come sono me. E queste posate, che sono sempre di Maison du Monde, altrettanto me. Voi mi direte, ma la pelliccia si sporca? Sì, allora la lavo, va bene? Anche mia madre, la pelliccia si sporca, non lo prendere! Cioè, tu vuoi rinunciare a questa bellezza per paura che si sporchi? Si sporca, si lava, si asciuga, che problema c'è? Questo l'ho fatto io nell'ultimo video, andate a vederlo nel vlog di decorazione della casa. Sta benissimo. 'Cause I missed you so I'm letting go of everything but you. These are the good times with you. Baby, this year it's just gonna be you and me. Hang by the fire and chill. Isn't this how it's supposed to be? Making a Christmas.
Christmas memories. Oh, and I've been longing to hold you close. Forget about everyone else. Isn't this how it's supposed to be? Making our Christmas memories. With Christmas lights, so you should come back home to me. And when we wake up in the morning, I'm gonna play those carols that you love. Bene, questa era la colazione natalizia che io preparo in genere. Ovviamente se preparo tutto ciò, non tutti mangiano tutto, nel senso si spizzica un po' di tutto, oppure ognuno richiede la sua colazione e io sono molto contenta di accontentarli perché è proprio il mio ruolo. La colazione si fa tardi, quindi non mi sveglio prestissimo per fare queste cose, ma comunque senza filmare un video in un'oretta si riesce a fare tutto quanto. Io spero che questo video vi sia piaciuto, di avervi dato qualche consiglio utile, anzi se avete trovato qualcosa che vorreste rifare lasciatemi un pollice in su e un commento qui sotto dicendomi cos'è che rifarete. Se rifarete una di queste ricette utilizzate l'hashtag CreamyDoItYourself, CreamyRicetta o anche solo CreamyNatale per fare in modo che io lo trovi più velocemente con la funzione ricerca di Instagram e possa ripostarvi nelle stories. Io vi ringrazio moltissimo per avermi seguito anche oggi e noi ci vediamo domani con un nuovo video. Ciao!